Allora, siediti qua con me. Oggi abbiamo uno special guest che è la Mavella, che vi potete ricordare da certi video come Miss 20x2. Operatore della privacy. Bene, bellissimo come tasca bucata. C'è Emi, che anche lui ha partecipato a Miss 20x2. Bene, ora sento che mi sta salendo. Che sta facendo kitesurf. E ora Mavo sceglierà il tema del prossimo episodio. I temi possono essere come è finita la storia con le sue amanti, oppure la prima volta che mi sono fatto di acidi, oppure la volta in cui è venuta l'Arianna e siamo andati, cioè, alla festa trap a Brooklyn ed era tutto Ok. super ghetto. Aspetta che poi devo assicurarmi che si sente il microfono. Sì, ma era sei indeciso tra acidi o tra pause. Direi che racconta quella degli acidi. Va bene, raccontiamo quella degli acidi. Racconta la E comparsa, sì, dai. adesso puoi andartene a fanculo se vuoi. In pratica, con un mio amico. Ti vado a prendere una birra, ti vuoi qualcosa? Sì, volevo uno spritz, però. Allora dopo. Dopo, tu te lo fai? Ok. Sì, dai, cerco di fare questo episodio in fretta e buona. Con un vecchio amico. Oh, guarda, c'è Emiliano. Guarda qua. Guarda, vecchio. Vieni qua a mangiare, Emi, che sto raccontando degli acidi. Lui aveva comprato degli acidi e mi ha chiesto se ne volevo uno. Allora io, Okay, man, I guess I'm doing this. come con tutte le nuove droghe che provo. I'm getting the Snapchat out. Okay, it's Don't coming. snap, don't Snapchat me, It's please. coming. Okay, Here's the that's big Greg guy. over there saying Are you you don't sure? want to be Yeah, Snapchat I'm taking sure. acid. Positive, take Let it. me see. Ho deciso di fare prima una mezza dose per poi vedere se di lì a una settimana o di lì a poco fare la dose intera. Cioè, allora, la prima ora non sento niente. Okay, so the current status is a little bit shwaved, but not tripping, not actually tripping, just shwaved, but like, you Current know. update. La seconda ora sono un pochino al ticcio. Current state is like it's kind of like I'm drunk, so I feel like I'm gonna have to take a full tab next time, but like definitely fun. E dico ok, poi alla terza ora ancora niente, cioè ancora sono solo al ticcio e dico vabbè, bella vecchio. Allora poi andiamo a fumarci una canna in un posto mega figo con un campo da calcio Greg, sull'acqua lì a super New trippy. York. Poi tornando indietro inizia già un pochino di più a salirmi. Green and red lights, man. Trippy stuff. So fire. Siamo lì a ridere come due coglioncelli. This man right here, Greg Berg, is Googling West I'm 4th out, I'm Street. out. Let me I'm see out, I'm that. out. I Let know me where see I'm at. that, I know bro. where I'm at. Oh my god, I you're know Googling where I'm West at. I know 4th where I'm G. at. Appena entrato in casa, vado in bagno a guardarmi allo specchio perché mi avevano detto che guardandosi allo specchio inizia a spasare di brutto. Boh, ho spasato un pochino, ma non tanto. I veri spasi sono iniziati quando poi sono andato in camera da letto da solo. I've had a bit of a giggly phase. No, I'm tripping. Poi inizia a sfasare sul tappeto. Okay, so now it's down to fully feeling my carpet. I'm still sane, like I can understand what's going on, but like I mean this doesn't. Tutti quei pattern che sono super complicati, quelle sono le prime cose che iniziano a muoversi. Okay, so it's all moving a little bit. I feel like, yeah. Poi, se tu continui a fissare un punto fermo, non ho le paglie? Può essere che non le ho prese. Cioè, più guardi un punto fisso per tanto tempo e più inizi a spasare. Well, Duke, on the list. Relaunch, final wisdom, total courage. Più inizi a stare tra te e te e più inizi a spasare. So now staying alone, I'm almost losing a rational train of. Più sei a contatto con altre persone, magari sobrie, e meno sfasi, cioè nel senso più sei a contatto con la realtà. Quindi andare in giro per la città, parlare con la gente, è una cosa che ti tiene sul pezzo, diciamo. So definitely using social media, or whatever the fuck I'm using, helps me regain a rational. No, no, I'm tripping. No, it's. Ero lì in camera che stavo sfasando, cioè secondo me è paragonabile a quando
sei bambino, sei ipersensibile a qualunque cosa, a qualunque commento, qualunque cosa che succeda. Quindi se ti stai divertendo con i tuoi amici, ti diverti un botto. Se vedi un qualcosa di relativamente nuovo, ma non proprio, sei stra stupito e affascinato da questa cosa, come se la stessi vedendo per la prima volta, come in questo momento la sabbia. Se io, tipo, fossi spaccato e toccassi la sabbia così, cioè sarebbe come un bambino, mi gaserei di brutto solamente a guardarla. L'ha detto anche a me che toccare la terra quando sei fatto di acidi è tutta bellissima. Nelle prime fasi sei come un bambino e quindi vuoi fare tutto, vuoi fare quello, vuoi fare questo, dici oddio bellissimo questo, poi c'è un tuo amico che sta facendo qualcos'altro, dici no voglio fare quello, fa un culo questo, ti compri una bibita, la butti. Presente i bambini che dicono ah lo voglio il gelato, poi lo prendono, fanno una leccata e poi dicono ah no non lo voglio più, lo butto. Quello in realtà è un ragionamento cioè è irrazionale, però è... Cioè nel senso, noi non facciamo mai una roba del genere perché sappiamo che comprare un gelato e non mangiarlo e mangiarne un morso e poi buttarlo via è una stronzata perché spendi dei soldi. Però un bambino in realtà che non ha la concezione dei soldi e non si è ancora creato tutte queste regole, prende il gelato e se dopo un morso non gli va più lo butta e vaffanculo. Ed è così che fa una persona fatta di acidi. Inizi una cosa e se anche non ha senso smettere di farla dopo 2 secondi, tu smetti di farla perché non hai voglia di farla e chi cazzo te lo fa fare? E quindi sei stra in contatto con il tuo inconscio, le tue volontà inconsce, che è una cosa molto figa secondo me. Però può anche essere un problema perché poi vai magari a cacciarti in dei casini. Footing at all. Mr. Roger Pratt, please call the hotel operator. How can I bear to see your heart break? Infine, volevo dire che la parte finale è quella più interessante dal punto di vista dei ragionamenti, perché è quella in cui ti sta scendendo, quindi riesci ad avere dei dialoghi con le persone senza perdere la concentrazione, però hai comunque la mente straaperta, anche se è un cliché orrendo dire avere la mente aperta, perché non hai tutti quei limiti che ti pone il superego, cioè il tuo superego non ti fa fare certi ragionamenti molto semplici perché già hai già constatato da bambino che quei ragionamenti lì sono delle stronzate e quindi non li rifai 2 volte. Cioè ci sono un botto di ragionamenti che tu prendi per scontato e non li fai semplicemente perché da bambino ti sei detto no, quello è stupido, non lo faccio. E però quando sei fatto di acidi questi ragionamenti non sono presi per scontato e quindi ti dà la possibilità di fare dei ragionamenti molto più ampi di quanto non li faresti da sobrio. Un'altra roba degli acidi è che durano un botto di tempo. Io li ho presi alle 6 e fino alle 5 del mattino ero sveglissimo, quindi l'ultima parte è quella dopo tipo 6-7 ore che inizi a parlare con la gente facendo dei discorsi seri, però con la mente un po' più aperta, e un'altra cosa è che non riuscirai mai a dormire, quindi se fai un acido la sera è una cazzata. L'ideale è fare l'acido a mezzogiorno oppure alle 11 del mattino, così arrivi alle 8 di sera che inizi a scenderti e per le 11 puoi andare a letto tranquillo. Va bene, questi sono gli acidi, questo è Mavo e questo è Demi, che sta per farsi una canna? È giusto, è corretta? È giusto. Questa constatazione? Bene. Bene, prossima puntata parleremo di... Oh, decidi tu, Emi. O quando è arrivata la Rihanna a New York e siamo andati in quella trap house, oppure degli scazzi con il vecchio coinquilino e la sua ragazza e le due amanti. Meglio trap house. Trap house, ci vediamo alla prossima puntata.